Benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di finanziamento auto. Cosa significa, cosa serve per richiederlo e soprattutto se conviene farlo con una finanziaria esterna oppure con una captive, ossia di quelle che vengono utilizzate dalle case auto. Alcune informazioni ti verranno richieste direttamente, come ad esempio l'ultima busta paga o l'ultima dichiarazione dei redditi o il cedolino della pensione, dipende da chi richiede il prestito. La finanziaria analizza queste informazioni e poi le incrocia anche con altri dati provenienti dalla centrale rischi, come quella della Banca d'Italia ad esempio. La centrale rischi possiede dei registri in cui sono elencati i cosiddetti cattivi pagatori, ossia coloro che in passato hanno avuto problemi a pagare una rata, anche di somme non ingenti. In quel caso la finanziaria, se il nome è inserito nella blacklist, anche in caso di solvibilità teorica, può rifiutare il finanziamento. Per sapere se puoi sostenere il finanziamento esiste uno strumento molto utile che si chiama monitorata, è stato messo a punto da Assofin, che raggruppa i principali operatori del mercato finanziario. Inserendo i dati richiesti, il sistema ti restituisce la rata, quanto andrai a pagare successivamente, e ti dirà se e con quante probabilità il prestito può essere sostenuto. Se occuparsi del finanziamento è direttamente una finanziaria che collabora con la casa costruttrice oppure una finanziaria captive, ossia emanazione diretta della casa automobilistica, si sente sempre più spesso dire FCA Bank oppure Volkswagen Bank, sono delle banche effettivamente collegate a questi rispettivi marchi automobilistici che erogano direttamente il finanziamento. Nell'arco di poche ore, dal momento in cui è stata perfezionata la richiesta di finanziamento oppure massimo un paio di giorni, il concessionario riceve la somma, procede alle pratiche di immatricolazione e in seguito il cliente riceve la sua nuova autovettura, oppure si procede con l'immatricolazione e il passaggio di proprietà, o meglio, dell'automobile usata. Al contrario, se il richiedente fa richiesta di prestito presso una finanziaria esterna, dovrà poi essere lui ad occuparsi di tutta la procedura e allora a quel punto potrebbe anche volerci un pochino più di tempo. Il pagamento delle rate, compresi gli interessi, in seguito alla comunicazione via posta, viene direttamente sul conto corrente, che è stato indicato da te nel momento in cui hai fatto la richiesta della pratica di finanziamento, e ogni giorno fino alla fine del contratto di finanziamento la somma viene addebitata direttamente sul conto corrente. Può accadere che in determinate condizioni convenga richiedere il rinegoziamento della rata. In questo caso però bisogna fare attenzione e verificare che sul contratto questa possibilità ci sia. Quello che invece non possono fare le finanziarie è negare l'estinzione anticipata dei pagamenti. Questo significa che se un'altra finanziaria ti propone un finanziamento per estinguere quello precedente ad un tasso molto migliore rispetto a quello che avevi prima, lo puoi fare, ma la finanziaria che in prima fase ti ha dato i soldi, ti ha dato il credito, in quel caso può applicare dei costi. Quindi bisogna vedere se i costi richiesti dalla prima finanziaria e dalla seconda, alla fine messi insieme, rendono l'operazione veramente conveniente. Per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione. Prima abbiamo parlato delle banche che sono emanazione diretta delle case costruttrici. Quest'ultime riescono a fare dei finanziamenti che sono legati alla vendita diretta dell'automobile, che magari in quel momento è soggetta ad un'offerta molto interessante. Avere questi finanziamenti ti permette di avere accesso al veicolo e soprattutto di non pagare tutto subito per poterla portare a casa. Quindi in questo caso stiamo anche un po' sfatando il mito del fatto che ormai pagare l'automobile in contanti sia molto più conveniente. Infatti in quel momento sicuramente non paghi interessi, però c'è da dire che devi pagare tutta la somma. Al contrario, avere un finanziamento ti permette di pagare piccole rate mensili, o meglio, pagare rate mensili che variano a seconda del modello e dell'offerta che viene sponsorizzata e utilizzare il bene tutti i giorni. Questo spiega anche il perché i finanziamenti siano molto sponsorizzati dalle case costruttrici, perché in questo modo riescono a tenere il cliente legato al loro marchio per molto tempo e soprattutto sono una fonte di reddito che è molto interessante per le case auto, perché guadagnano tantissimo sugli interessi. Ora, in questo caso ognuno farà la propria scelta, anche tu farai la tua scelta, come preferisci pagare la tua automobile o in contanti oppure con finanziamento e a quale finanziaria rivolgerti. Mi raccomando, se il video ti è stato utile lascia un mi piace, un commento e seguici sulla pagina di DrivePay.
Thank you.